Pietro era un uomo di nome Michelino ed era un famoso macchiettista. Era uno che con la sua malinconia pensava solo a far divertire gli altri e senza pretese, senza chiedere soldi, quello che gli dava ne dava, lui era sempre contento col sorriso sempre sulle labbra. Regalavi l'allegria alle piazze, agli angoli delle strade, ai portoni delle case. Cavallo di battaglia o primo amore. Alla fine dicevi al vostro buon cuore e allora dal cielo cominciavano a piovere tante 10 lire. Ah, Piripicchio, quante te ne ho buttate io. A mia madre chiedevo sempre un'altra 10 lire e un'altra ancora. Non era un gioco, ero felice. Allora mi veniva a chiamare lui, mi diceva: Paolo, oggi dobbiamo andare a Bari, è la festa di Cianicola. Beh, Michele, ci mangi. Quando si arrivava alla stazione, si saliva sempre con la canzone e la macchietta, la canzone e la macchietta. A certi dicevano sì e a certi dicevano no, secondo i locali, no? Poi si veniva così verso le 8:30, le 9, e si andava nelle pubbliche piazze. Ma viene il fatto di intera l'avanza. Facevi il trepo lui, in mezzo a questo grande viale, si forestieri che mangiavano un polpatile, che mangiavano insomma il frutto di mare, e lui incominciava a pigna secca o qualche altra macchietta. Finiva lui che la gente si radunava, tac, Paolo a te, e certamente doveva entrare lì il cavallo di battaglia, e rientravo io e incominciavo a cantare a petto, senza microfono, senza autoparlante, senza lumbrificazione, tutta voce. Poi vogliono ancora una canzone. Allora, per la chiusura si faceva quella bella canzone che oggi è difficile che la cantano, quando l'ho sentito cantante, ma quella là non la fanno ancora. Tarantella internazionale veniva. Che fa tarantella, Maria, perché si sbizzarrito con queste musiche pure assiere. Tarantella, ma che valenza, ma va guida, napolitano non canta più. Se esce tassero tutte canzoni del secolo, fatti a Napoli, prima si musica in me, e da Tamirlo non tamburiello, voglio popolo attorno a me. Fa spagnolo che americano, ma so che la coppa a Napoli, chi se musica paesana, chi se pane da casa nostra, chi se Napoli buona ballana, tarantella, tarantella. Insomma, dopo fatto tante di quelle canzoni, lui girava e faceva la chiusura del Charlotte. Finivo, si rientrava a casa, cioè a casa, a un albergo privato, una pensione, diciamo. Quando non c'era, si andava allo stallaccio, ecco adesso viene lo stallaccio, che allora stavano gli stallacci. Erano come una specie di sottane, pian terreno, lunghe una cinquantina di metri, e la quale là depositavano tutta la gente che arrivavano, quei poveri, che volevano risparmiare, stava la paglia, e tutti andavano, insomma, pagava 2 soldi per dormire la notte e poi la mattina te ne andavi via. C'era pure le mangiatoie dei bestiame, dei cavalli, degli asini, a una parte, e un'altra parte dove stavano alloggiati questa gente, insomma, arrivato sfrattati, ma diciamo sfrattati, che oggi ci chiamano sfrattati. Si andava là a dormire. La mattina seguente lui aveva una rubrica di tutti i paesi dove stavano le feste. Beh, Paolo, qua ne crea la festa a Monopoli, per crea la festa a Brindisi, per crea la festa a Lecce, San Lorenzo. E si andava tutta questa. Però sempre prima si faceva il treno per sfruttare la situazione. Quando era il treno, la verità, i controllori lo volevano bene perché faceva ridere, era una persona amabile,
chiudevano l'occhio. Me che mi raccomando, ancora vanno qualche controllore a capo. Va bene, subito io, non sai, con quelle bacchette che avevo, un pigliavo il caffè sotto l'ora e si attaccava dalla coda di dietro. Pintate che quando si arrivava al paese, un giorno si faceva tutti e tre. Finito questo, a certi paesi, come diciamo verso Modugno, verso Noi Cattere, come gli avevano, stavano dei piccoli ospedali. Visto il programma della strada che noi ci faceva, ci venivano a invitare pure, per le serate, a questi ammalati negli ospedali. Fatto una specie di palcoscenico, un piccolo teatro all'aperto, con le poltroncine, diciamo, poltroncine di Vengala, i banchi, fatto a Garbert, le sedie di lusso ai dottori e alle suore, e dietro poi tutti gli ammalati. Un piccolo palcoscenico, attaccavo io la macchietta, poi attaccavo io con la canzone, e insomma si dava lo spettacolo a questa gente qua. E ci pagavano da parte, ci mangiavano. Finito quel programma là, agli ospedali, si andava insomma alle periferie, dove stavano queste cantine, queste taverne, come gli avevano, e si trovavano zingari, compratori di animali, commercianti. Conoscendo a pieni figli, beh, per i figli, faccio sentire la macchietta, faccio sentire la canzone. Prima attaccavo lui, dopo attaccavo lui. E si beveva il vino nei vocali, salsiccia, rossina, braciuola, parina, e come si beve. E quella era la vita che si faceva. L'ho fatto oltre 15 anni, la vita con lui. Da un paese a un altro, da un paese a un altro, si guadagnava. Però facevo il culo. Giorno di maggio, il sole cocceva, cocceva, e pinguella diceva, diceva, le ceglie c'erano chiaro e nere. Era un bel giorno di maggio, il sole cocceva, cocceva, e pinguella diceva, diceva. I ricordi sono tanti, tantissimi, e io ne ricordo uno in particolare che successe nella mia famiglia, perché mio padre era il comandante dei vigili della città, per 40 anni ha comandato la città, e un giorno Filippicchio aveva rubato una gallina in un pollaio. Allora naturalmente il vigile lo prese in flagrante, quindi si avvicinò e disse vieni in ufficio e lo portò davanti a mio padre. E mio padre, vedendola arrivare vestita a quella maniera piuttosto ridicola, è fuori posto e disse Michele, cominciò a ridere, però per non farsi vedere che si faceva prendere dall'umorismo si mise un fazzoletto sul naso, fece finta di soffiarsi il naso, se non che si avvicinò e disse Michele stavolta vai dentro. E che cosa ho fatto, comandante? Come cosa hai fatto? Hai rubato una gallina? A me? Io l'ho rubata? A gallina, comandante, mi ha fatto scandere. Sono malato un becci, mi ha fatto scendere un becci e gli non lavavo quando è. Non sono malato per lo scandere, gli voglio spagare i denti, comandante, gli è scandato. Naturalmente mio padre scoppia a ridere e disse, beh, mica vatti a mangiare la gallina in tanta pace di Dio. E non ti permettere più di farlo perché questa volta, la seconda volta, vai dentro. Ne non mi muovere! Uvi, lo ne vedi, fatica resta morta, la faccia in luce. Un cervello prima amore, così donde tu metti amore. Qui sotto campanale non ci sta nessuno, stai orieri senza calzone. Oh, che c'è brutto cavolo, sacci, qua che ti non sono patrita a me. Qui sotto campanale non è libro, chi ti sono solo domani sempre so. Chi è bello vivo e morto, o chi son di chi di stavore. Mezzano
si trovi Michele, si è vero di mamma, tutti i soldi che vuoi. E vuoi con mamma ringa, ma appena arrivi, ci dava un bal senza cammino. Poi venne questa commissione da Hollywood, detto per detto, perché dicevo, guarda, c'è una controfigura, Barletta, di Barletta, è una specie di Jean Chaplin. Dice uguale, preciso, andato a intervistare, e vennero questa gente qua. Quel giorno stavamo, te l'ho detto, mo viene il fatto di San Nicolò, stavamo a Bari, si avvicinarono loro, erano 5 persone, americane, stavo un'idea perché parlava italiano, domandato come si chiama, tutte le belle cose. Al momento di fermare il contratto, lui era analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, era tutto con la memoria, col cervello che funzionava. E rimase a meravigliare, dice, come facciamo a prendere un attore che è analfabeta, ignorante proprio a zero? È giusta la ragione, ti voglio dire. Io faccio l'imitazione di Charlotte, l'imitazione di Charlotte. Tutte canzoni vecchie, non nuove, perché le nuove non mi piacciono. Tutte roba macchietta vecchia, come le faccio stasera, è le stesse. Per dirvi, che è questa porcheria? Ma vi faccio una contraerea, fuoco, completamente! Oh, la gente si divertono, ridono, fanno, dicono. Ma che chiacchiarello! E molte volte non aveva soldi per ritornare alla casa. E più volte è stato detto che veniva a piedi anche, senza che nessuno lo accompagnava. Insomma, questo era proprio una persona che viveva soltanto di queste cose qua. Ma è bella, c'è tutto c'è lo furne e marito me no, c'è tutto c'è lo furne e marito me no, c'è tutto marito me. Metti tu e bernamo tutti e tu. Ehi! Bravo! Gli piaceva la conversazione, la società. La società dei poveri specialmente, degli operai. Ricordo tante volte che lo invitavano i signori. Li rifiutavano. Lui voleva stare in mezzo alla strada, voleva stare nei piccoli borgati, dove aveva il pubblico, l'influenza dei cittadini, di donne, bambine, di ridere, di festeggiare, tutte queste cose qua voleva. Voleva il popolo. E un bel giorno di maggio, il sole cosceva, cosceva, e quella diceva, le ceglie c'erano chiaro che nere. E un bel giorno di maggio, il sole cosceva, cosceva, e quella diceva, diceva. Passeggiamo insieme, prendemmo il tramvai, piano piano ci sedemo, ci andiamo seduti così,
per un bel giorno di maggio il sole cocceva, cocceva, la natura rideva, rideva, le ciliegie non c'erano delle. Il sole cocceva, cocceva, e pinguella diceva, diceva. Vergognosa, vergognosa, mi dico un pochino alla neria, molto gente, molto seria, oh, mi dico un pochino di qua. Per un bel giorno di maggio, il sole cocceva, cocceva, il pinguella diceva, diceva, che sono mi, che sono.